Ciao a tutti amici e amiche di IndieChannel, come state? Spero tutto bene. Oggi giochiamo a Victoria 3 con la Sardegna Piemonte nella nostra partita in cui cerchiamo di portare il risorgimento in Italia. È il 19 novembre 1857. Allora, siamo ancora un po' in anticipo rispetto ai piani, va bene così, ma non siamo secondo me troppo distanti dal momento in cui faremo saltare, scoccare la scintilla. Bene così. Nello scorso episodio abbiamo praticamente fatto l'intera filiera dell'acciaio in Piemonte, il che ha significato la costruzione di acciaierie, la costruzione della fabbrica di motori, l'industria motoristiche piemontesi che costruiscono i treni in generale. E questo ci ha permesso di iniziare a costruire non pochi settori di ferrovie, che troviamo, adesso li vediamo qui. E le ferrovie in questo caso stanno aiutando molto a fare anche trasporto di materie prime, quindi insomma, come capite, è un circolo il più possibile virtuoso. Adesso abbiamo iniziato però una fase di costruzione di caserme, caserme che non ricordo se ho cambiato. Posso cambiare intanto la base navale, ho dimenticato il metodo di produzione. No, i metodi di produzione delle caserme sono sempre questi. Vedo che c'è carenza di munizioni, non me ne ero accorto probabilmente perché stavo un pochino pensando ad altro nello scorso episodio. Iniziamo ad importare le munizioni e magari ci servirà fare anche una fabbrica di munizioni per abbassarne il costo. È un'idea questa che potremmo fare. A questo punto però la facciamo in Sardegna, non la facciamo in Piemonte, ma per fare le munizioni servono gli esplosivi e per fare gli esplosivi serve il fertilizzante, quindi ancora una volta dovremo fare un'intera nuova filiera. In questo caso però parliamo della filiera dello zolfo, che al momento non è proprio al massimo della forma, quindi vedremo. Allora, in questo episodio cerchiamo di aumentare definitivamente il prestigio. A questo punto, per essere potenza principale, servono 142 punti. I punti salgono ovviamente perché anche i nostri competitor salgono, ma ora il nostro prestigio sta a 91. Il problema principale è avere un deficit di influenza. Lo risolviamo creando una rivalità, in questo caso con il Württemberg. Confermiamo la rivalità, guadagniamo 300 punti di influenza. E questi punti di influenza ci fanno salire in 16° posto, quindi adesso abbiamo 100 punti di prestigio, per fortuna, bene così. 100 punti di prestigio, ve li faccio vedere, vi faccio vedere come sono composti. Abbiamo la nazione, 15, il prodotto interno lordo, 22, proiezione di potenza dell'esercito, era sotto al 30 prima di iniziare la riforma, adesso siamo a 37, e proiezione della potenza della marina 9. In più abbiamo poi un bel 20% di vantaggio gratis perché abbiamo la tecnologia che ce lo dà e perché abbiamo la compagnia della Gilda dei Frateti Generale. È ottima questa cosa. Ora, una volta fatte le caserme, faremo anche delle riformine per nitroglicerina. Possiamo usare. Raga, con la tecnologia della nitroglicerina direi che è giunto il momento di iniziare a fare la filiera degli esplosivi di cui vi parlavo prima. È il momento, secondo me. Velocizziamo. Il PIL varia da 7 a 7,5. Siamo sempre lì. E le caserme che si espandono comunque sono un'ottima cosa. Voglio vedere se devo aggiornare le mie unità, non sembra, non sembrerebbe. Quindi abbiamo fanteria da schermaglia ovunque. E un'altra cosa che faremo quando saremo vicini al momento opportuno, aumenteremo i salari militari a salari molto alti e guadagneremo un altro 10% di prestigio in più sulla proiezione di potenza dell'esercito. Al momento non ci serve. Al momento voglio vedere le forze armate, voglio prendere le navi. E voglio aggiungere dal Piemonte 15 e dalla Sardegna altre 15 fregate, così andiamo a 20 e poi facciamo magari 3 man of war. Voglio vedere di quanto sale la proiezione di potenza delle nostre navi. Dopodiché penso che sarà il momento di lavorare sul carbone e sul ferro per abbassarne il prezzo. Allora, che cosa abbiamo appena ricercato? È importante. Abbiamo appena ricercato l'archivio centrale.
che ci dà più capacità fiscale e un investimento massimo per gli affari interni e ci dà il sistema di archiviazione standard che andiamo subito a switchare, a cambiare. Ci dà molta più burocrazia e molta più capacità fiscale. Ok, quindi adesso abbiamo, guardate che eccesso di burocrazia abbiamo. È ottimo. È tanto, è tantissimo. È tantissimo. Che cosa andiamo a ricercare? Sarei quasi dell'idea di prendere lo sport organizzato per avere fra 10 anni un 10% di prestigio in più, perché se fra 10 anni abbiamo, che so, 130 punti di prestigio, con questa tecnologia arriviamo a quei 150 che ci servono, più o meno, adesso lancio dei numeri a caso, perché altrimenti notate che il denaro sta iniziando a crollare e dovrei alzare le tasse e non voglio. Anche se per il risorgimento dovrei alzare i ribelli, posso fare il risorgimento senza cliccare sul risorgimento, ve ne parlo però dopo, quando è il momento. Visto che abbiamo tutta questa burocrazia, a me non fa schifo l'idea di iniziare a fare delle rotte commerciali di qualsiasi genere laddove io posso, scusate produttività però, fare export. E laddove posso fare anche import. È pochissima roba, però. Le armi leggere. Ullala. Dove sono le munizioni? Così andiamo subito a quello che mi serve. Ok, tanto qui vedete che la burocrazia torna a scendere. Queste sono tutte cose che abbasseranno il costo di beni di lusso, ad esempio, che renderanno più felici i ricchi. Ma va bene così. Andiamo a comprare un sacco di vestiti, anche vestiti di lusso. Vedete qua, io dovrei in realtà fare le fabbriche di vestiti, però al momento mi sono concentrato su molte altre cose. Sto importando il vino inglese. Che schifo! Ma che robaccia beviamo? Il vino inglese? Ma esiste il vino inglese? Non penso, non penso. Ok, rivelocizziamo. L'aste vuole un accordo commerciale che declino. Se lo scordano, se lo scordano. E quando abbiamo finito le caserme voglio valutare l'impatto. Ragazzi, è veramente alto l'impatto comunque, perché abbiamo la proiezione di potenza dell'esercito adesso a più 48. Più 48 è tanto. Se aumentiamo anche di un bel 20% sono altri quasi 8 punti in più. E quindi poi alla fine mi diventa adesso un più 50. Più 60 in totale. Non è male, non è male. Però ci manca ancora molto per arrivare a 150 punti di prestigio. Quindi speriamo bene. Investimento negli affari coloniali, ok. Carenza di zolfo nel mercato piemontese. Beh, direi che è giunto il momento, è l'ora di lavorare. Fare la seguente cosuccia. Le miniere di ferro, intanto quella nitroglicerina sarebbero il top problema, vanno importati. Quanti ce ne servirebbero adesso per avere molto più ferro? Servirebbero 32 esplosivi. Andiamo a vedere le rotte di import. È veramente pochissima roba. 5 miniere di ferro, 5 miniere di zolfo, 5 miniere di carbone. Guardate come adesso i trasporti costino così poco in Sardegna. Ok, voglio assicurarmi che tutto in Sardegna viaggi su rotaia. Vabbè, il pesce no. Il cotone potrebbe viaggiare su rotaia. Non male. I militari. Dimenticavo, questo è importante. Allora, posso dare loro forniture extra. Utilizzano ovviamente più generi alimentari, più armi, artiglieria, eccetera. Costano di più.
e gli assegniamo la velocità di formazione, però usano motori, non usano... Oh, mamma mia, va bene. Quanto siamo a 116? Perché mi scende a 115 poi? Allora, esercito 52. Ah, per il PIL che fa su e giù, d'accordo. Però guardate la differenza tra esercito e PIL. L'esercito è molto più importante del PIL. E adesso che miglioreremo anche la marina, quel 7 voglio che diventi un bel 20. Speriamo di riuscirci. E poi ci si avvicina molto al nostro obiettivo. Perfetto. Intanto, fabbrica di munizioni e tecnologia rigatura era una cosa che volevamo fare, che dovevamo fare. E visto che lo zolfo rompe tanto le palle, facciamo due miniere di zolfo subito. O una miniera di zolfo subito in modo da andare a sopperire alla mancanza. E intanto siamo entrati, ragazzi, in una fase di debito. Devo alzare le tasse. Devo alzare le tasse per evitare che il deficit sia troppo grande. Cancello tutto ciò che è improduttivo. Importo di nuovo artiglieria. Cos'altro costa? Va bene per adesso così. Questo è bastato per sistemare un po' le nostre... Cosa sta succedendo in Turchia? Movimento aristocratico ottomano che profuma di impero bizantino quasi. È assurdo, però bellissimo. È assurdo, però bellissimo. Guardiamo il nostro nuovo esercito. 54 effettivi, reclutiamo anche un nuovo generale di Boglio, di Revel, Chavry, proprietari delle forze armate, prendiamo le forze armate, onorevole e esperto, imperioso, esperto di combattimento elevato, calcoli arenali. Prendiamo un secondo, dai. 40 fanteria, 7 artiglieria mobile, 7 lancieri. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok, fammi vedere adesso questi 125 punti, in cosa consistono. La proiezione di potenza della marina è 10. Ok. Servirà un po' di tempo, ma secondo me facendo lavorare la marina riusciamo a salire. Ragazzi, insomma, senza ridendo e scherzando, siamo già 14esimi facendo questa manovra e non abbiamo speso troppo denaro. L'avessi saputo prima, ci avessi pensato prima, l'avrei fatto anche un po' prima, ma... Stiamo andando nella direzione giusta, ormai 1860. La cosa che mi dispiace è che nessuno stato si è unito a noi per il momento, nonostante ci siano tutte le... In teoria... Sono tutte le possibilità di farlo, ma... Nessuno si sta unendo, d'accordo. Tanto siamo 13esimi. 14esimi. La Svezia è sopra di noi. Abbiamo bisogno di 30 punti di prestigio in più. Buttarli nell'esercito sarà dura, però vedo che la marina che sale adesso ha praticamente raddoppiato quasi la proiezione di potenza. Quel 57 può cambiare se vado a dare più derrate, tipo l'alcol. Costa di più adesso il corpo d'armata. Zucchero, alcolici e cereali. Li andiamo ad importare. Non si fa presto. Cereali, zucchero, no, non ci serve, alcolici, ma non ci servono. 133 dice, no, sempre 57. Quindi la proiezione di potenza dell'esercito non viene impattata da questi piccoli modificatori. L'unica cosa che va a impattare però decisamente allora è questa. Se aumento i salari militari, vedete che mi va direttamente a 140, perché ora la proiezione di potenza è 62. Lo posso fare in fase finale. Lo posso fare in fase finale. Adesso posso risparmiare qualche soldino intanto che non sono in guerra. In fase finale so che posso dare questo boost. Ah, e intanto la marina quanto sta? Giusto per capire. Più 19 alla fine, ok. Quindi adesso abbiamo 12 navi. No, beh, cosa sto dicendo? 13 devono ancora arrivare, stanno comprando il materiale per predisporre. Ok, lievito chimico. Andiamo nelle industrie alimentari perché questo può essere utile.
Lievito che... Tra l'altro non ho usato neanche i dolcificanti, che pistola che sono. Questi mi davano... Diamo i dolcificanti, va. No, gli alambicchi a colonna non ci servono. Vetreria e ceramica ci è utile. E vetro al piombo ci è utile. Ci fa costare la porcellana un po' di più. Scusate. No, Ah, dobbiamo produrre piombo? Ce l'abbiamo, chiaramente, ce l'abbiamo. Ma chiaramente credo che la struttura non stia lavorando per il fatto che non è mai servita a nessuno e nessuno ha mai chiesto al piombo: piombo, stai bene? Piombo, ti devo aiutare. Adesso noi inseriamo nelle miniere di piombo un po' di sussidi, giusto per far partire la campagna di assunzione e poi possiamo addirittura esportarlo. Però la vetreria ora che ha bisogno di 2 unità di piombo, ad esempio, se le compra non costa niente. Però servono anche le tinture. Queste le dobbiamo importare, se non lo faccio già. Ah, male. Le importo dal Brasile, ma... Beh, va bene, le importo dal Brasile, senza ma. Sette, sette, d'accordo, siamo a 136 punti, adesso ne servono 172. Queste cose mi fanno veramente arrabbiare, però è così, è la vita, non ci si può fare nulla. Io corro e loro corrono più veloci. Le infrastrutture vanno bene, la capacità fiscale va bene, adesso ovunque, quindi davvero lavoriamo banalmente su ferro e carbone per rendere il costo adesso di queste risorse sempre più basso. Sempre più basso, voglio produrne di più. Problema, vedete che non c'è. Non ci sono. Non vengono assunte le persone. Sport organizzati, più 10% al prestigio. Mi si è la volta buona che io adesso vado ad aumentare il bilancio anche dell'esercito. Vediamo se c'è qualcos'altro che aumenta il prestigio, di cui non ricordo bene gli effetti. Ah! Beh, sicuramente l'influenza va sistemata. Le prendiamo i risparmi postali al volo. L'influenza va sistemata perché qui mi toglie un 2% e la cosa non mi piace. Smetto di migliorare le relazioni con i toscani per ora. 14. 168 prestigio, veramente? Ci siamo, ragazzi? Ci siamo? Ci siamo? Dammi l'esercito, dammi subito l'esercito. Creiamo un altro secondo esercitino in Italia. Ci mettiamo. Dipendente dall'oppio. Vabbè, ma allora. Un proprietario terriero a cui assegniamo 10 unità di fanteria, 2 unità di arti e 2 unità di lancieri della Savoia. Questi li andiamo immediatamente a reclutare perché veramente manca pochissimo. E lo sport professionistico, il fatto che abbiamo fondato le squadre di calcio, e non dico quale perché non voglio ricevere dislike di chi... troppe? Però meno uno. Ho messo 10, no, scusate, uno metto. Quindi 10, 1, 1, ok. Sembra che manchi davvero poco ad avere il prestigio per essere riconosciuto come potenza, di livello. 7 milioni e 9 di PIL, siamo ventesimi comunque, non siamo più così potenti come un tempo, eravamo sedicesimi un tempo, ma il prestigio che sale è qualcosa di unico. Andiamo sulle forze armate, prepariamoci, prepariamoci, il triage, primo soccorso, no, prendiamo le opere sul campo che aumentano la difesa del nostro esercito. Dai, 6 punti di prestigio, vediamo che cosa ce lo abbassa. Nulla in realtà. Tecnologia più 20, vino e frutta più 10. PIL, proiezione di potenza dell'esercito e proiezione di potenza della marina. È qua che dobbiamo lavorare. Tra l'altro la marina ha bisogno probabilmente... Allora, intanto abbiamo bisogno di importare. Abbiamo bisogno di importare proiettili. Armi? Artiglieria sì. Munizionamento, dove stai? Allora, fermi tutti. Fermi tutti, ragazzi. Il
Il Piemonte il 4 giugno del 62 viene riconosciuto come potenza principale sullo scacchiere internazionale, grazie al prestigio che ha accumulato. Questo significa che adesso, se io vado sulla cultura e la formazione di una nazione, potrei molto presto essere in grado di lanciare il gioco per l'unificazione. Non lo posso fare e non lo devo fare subito, perché prima ho bisogno che gli altri paesi di cultura italiana iniziano a supportarmi, ma adesso che teoricamente possono supportarmi, inizieranno a dare la loro decisione e vedete che in diretta il Regno delle Due Sicilie e il Papa ci hanno supportati come potenziali unificatori dello stivale. Mancherebbe la Toscana, che al momento però non penso abbia voglia di supportarmi. Io potrei lanciare il gioco quindi contro l'Austria e dichiarare guerra, però c'è un però molto grosso, adesso ve lo faccio vedere, ritorniamo in diplomazia, in culture, andiamo in culture, Italia, mancano la Toscana, l'Emilia e l'Austria. Il gioco per l'unificazione sembrerebbe che lanciando un gioco per l'unificazione, nessuno stato straniero vada a supportare l'Austria. Quindi ci troviamo Sardegna-Piemonte, Due Sicilie, Pontificio, Modena e Parma contro Austria-Toscana, Cracovia e Lucca. Anche Lucca non si unisce. Conferma. Qui si fa l'Italia o si muore. Ok. Posso fare una persuasione all'impero francese in cambio di una promessa. Quello che noi adesso cerchiamo di spingere è l'unificazione con Venezia, Istria, Lombardia, Sud Tirolo, Lucca e Toscana. Quello che faremo adesso prenderemo il nostro esercito, lo mobiliteremo e lo piazzeremo qui sul nostro fronte. Mobiliteremo anche la flotta che metteremo in un nodo marittimo nel Mediterraneo centrale. Togliamo la pausa. Adesso vediamo. Attenzione perché qua entriamo in un debito molto pesante, quindi dobbiamo assolutamente alzare le tasse. E abbiamo meno 62K, possiamo fare 17 milioni di debito. Guardate cosa è successo intanto. Sardegna-Piemonte ha annesso tutto. Cioè la Sardegna-Piemonte al momento combatte come un unico corpo contro Toscana, Lucca e Austria. Necessario. Necessario, necessario. Abbiamo moltissima, fortunatamente, burocrazia, quindi iniziamo immediatamente ad incorporare le regioni, perché come potete immaginare, adesso sono tutte regioni che non fanno parte della nostra tradizione, delle nostre leggi, e quindi le dobbiamo incorporare. Andiamo avanti. In fase di escalation io non posso fare nessuna persuasione. Adesso noi mobilitiamo, loro mobilitano. Con calma. Con calma. E adesso si entra nella fase delle manovre diplomatiche. Vediamo i francesi che cosa vogliono. Vogliono la Provenza o la Savoia e accettano. Allora, ragazzi, io potrei tenere la Provenza o tenere la Savoia. La Provenza ha l'1% del PIL con 329K, la Savoia 651, meno popolazione. Io a questo punto cedo Nizza e non devo neanche fare il trattato di Torino. Oppure potrei addirittura fare un'obbligazione, dire offriamo un'obbligazione e voi ci date una mano. Perché perdere una città quando possiamo offrire un'obbligazione? L'impero francese ha deciso di schierarsi con la Sardegna-Piemonte. Sta andando bene. Aggiungiamo l'obiettivo di guerra. Voglio anche le riparazioni di guerra da parte dell'Austria. E vediamo se posso conquistare Venezia. No, questo fa parte già. Scusate, Venezia, Istria, Lombardia e Sud Tirolo fanno già parte dei nostri. Abbiamo unificazione che già basta. Possiamo aggiungere libera una nazione, Trieste, Venezia, Lombardia. Trasferire Cracovia sarebbe un'infamata. Forzare la nazionalizzazione di tutti gli edifici piemontesi. Non hanno purtroppo costruito nulla.
Possiamo chiedere anche a Cracovia di pagarci un po' di riparazione di guerra. Bene, allora, il nostro esercito, i nostri generali al momento faranno difesa del fronte. E voglio che a questo punto poi i generali francesi cercheranno magari di spingere per sfondare il fronte austro-toscano. Noi siamo a meno 84k e sta cosa, mamma mia, è pesantissima. Un'Italia che ha praticamente 18,8 milioni di sterline di prodotto interno lordo quando il Piemonte da solo ne aveva 8. Rendiamoci conto di come il Piemonte sia la vera e propria guida di questa partita. Ma dovremo andare poi a bilanciare completamente il nostro mercato, perché sembra di vedere che i prezzi siano assurdi ora. Cioè, il problema è anche un altro. Probabilmente se non avendo incorporato gli stati, non guadagniamo neanche dal punto di vista fiscale, no? Credo che quando ci sarà l'Italia unita non dovremo incorporare, però adesso dobbiamo aspettare, signori. Dobbiamo aspettare. Velocizzo a 5. Ridimensionare la Sardegna Piemonte e umiliare l'impero francese sono gli obiettivi austriaci. Sembra che non sia entrato nessun altro in questo conflitto. Parte il conflitto alle armi, alle armi. Io quasi quasi creo una seconda armata che va in Toscana. Ok, e quindi adesso abbiamo l'armata con i 36, mi va in Toscana e mi va a fare avanzamento del fronte. Quindi adesso vediamo, incrociamo le dita e speriamo che i francesi riescano a aiutarci in guerra, a fare quello che... Cosa si può fare qui? Vogliono laissez-faire. Vediamo cosa possiamo fare, sì. Perché se riuscissimo a far passare laissez-faire sarei molto contento. Molto contento. Se durante la guerra iniziamo a pensare anche a questa, tecnologia, benissimo, questa è politica, non tecnologia. Allora, sul fronte Lombardo-Veneto, le nostre truppe alleate stanno sfidando gli austriaci alla grande. Sul fronte toscano le truppe italiane invece stanno vincendo. Bene. Non c'è nient'altro da dire. Garibaldi offre i suoi servizi. Credendo che la nostra lotta contro l'Austria sia giusta, il rivoluzionario nazionalista italiano Garibaldi ha deciso di schierarsi con la nostra causa. Che Giuseppe Garibaldi guidi i nostri eserciti. Spettacolare. Dove sei, Giuseppe? Dove sei, Giuseppe? Dove sei, Giuseppe? Giuseppe! Giuseppe! Non c'è! Monumento al sovrano. Sì, forse sarebbe stato il caso di fare il monumento dopo la potenziale vittoria, non subito, però. Fate voi, fate voi. Intanto il debito sta scendendo lentamente. Le spese, ragazzi, in sovvenzioni, salari governativi sono altissime. Sono altissime. Io i salari governativi li vado ad abbassare perché altrimenti facciamo una brutta fine qui. Facciamo una fine veramente molto brutta. Allora, l'esercito comunque italiano in Toscana, legione italiana volontaria. Cos'è sta cosa? Benissimo. In Toscana stiamo stravincendo. Vedete, questo vuol dire 73% verde, vuol dire che c'è il 73% di possibilità che noi vinceremo questo fronte. E 51 sul fronte Veneto adesso. Ok. Rimane praticamente il fronte a Lucca, che adesso dobbiamo chiudere. E poi si va a combattere in Trentino, Alto Adige, Sud Tirol. E vedete che adesso l'Austria ha 18 punti di valore, noi 75. Quindi stiamo guidando pesantemente. I seguenti obiettivi di guerra sono stati imposti. La Toscana è stata unita alla Sardegna Piemonte. La Toscana adesso fa parte del nostro regno. Lucca presto farà parte del nostro regno, perché è già stata conquistata.
Esatto. E adesso la Francia ci chiede un patto difensivo che noi accettiamo con grandissima felicità. Rintracciare tutte le persone coinvolte accusate di blasfemia. Attività empie, sì. Blasfemi, cattivi, cattivi. Stiamo per prendere il Friuli Venezia Giulia e poi andremo in Istria. Perché tra i vari obiettivi c'è anche, ci sono le terre irredente. No! Il SFR è passato in fase di dibattiti intanto, eh? Non dico niente, non dico niente. Signori, vi faccio vedere questa schermata. È il momento di salutarci per questo episodio, ma vi faccio vedere questa schermata e vi dico una cosa estremamente importante. All'inizio del prossimo episodio, se le cose vanno avanti così, vedremo il pezzo che ora vedete in blu, che sta vibrando, diventare verde, così come tutto il resto di Sardegna Piemonte, e avremo finalmente il regno di Italia, e avremo una situazione economica disastrosa, e dovremo mettere mano alle tecnologie, all'economia, fare tutto il possibile per evitare il tracollo, però ci siamo quasi, ci siamo quasi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi, mandatemi un consiglio in commenti, in sezione commenti, mandatemi un abbraccio, auguratemi buona fortuna perché ci servirà. Alla prossima.